Abbiamo visto nelle volte scorse la definizione di radicale, come semplificare il radicale, cosa si intende per radicale irriducibile e alcune operazioni con i radicali. Okay? In particolare il radicale del rapporto, del prodotto, della potenza, la potenza del radicale, come si porta un fattore fuori del segno del radicale e come si lo sposta. Facciamo qualche altro esercizio su questo. In particolare, per esempio, supponiamo di dover semplificare un mezzo radice di 8. Radice di 8 è un radicale riducibile perché contiene un numero che è un cubo, la potenza 3 è maggiore dell'indice di radice 2. Ma posso fare due cose. O penso radice di 8 come radice di 4 per 2. Il 4 lo porto fuori, diventa un 2, semplifico con questo. Mi spiego meglio. Un mezzo radice di 4 per 2. La radice del prodotto è il prodotto delle radici. Radice di 4 è 2. Questo 2 si semplificano, rimane radice di 2. Ok, in questo caso ho portato il 4 fuori dalla radice, che diventa 2. Oppure posso ragionare in modo inverso, posso portare questo 1 mezzo dentro la radice e semplificare sotto radice. Posso cambiare pagina? Ditemi quando posso andare avanti. Ok? Oppure, ripeto, posso scrivere così. Se un mezzo lo porto sotto la radice, proprietà invariantiva delle frazioni, devo elevarlo al quadrato. Cioè, penso un mezzo come la radice di un mezzo alla seconda. Quindi, un metro alla seconda fa un quarto, che con l'8 mi dà radice di 2. Ottengo lo stesso risultato, ovviamente. Quindi posso o portare un fattore fuori dalla radice, o può essere il caso, qui è equivalente, posso cercare che convenga portare qualcosa dentro la radice per semplificare. Fanno tutti e due appello alla stessa proprietà. La radice del prodotto o del rapporto è il rapporto o il prodotto delle radici. Ok? Altro esercizio. Posso andare avanti? Lei quale metodo ci consiglierebbe? Di solito è sempre meglio portare fuori dalla radice. Si semplifica di più, però dipende dall'esercizio. Supponiamo di avere 6 per radice di 1 terzo. Radice quadrata di 1 terzo. Allora, portare tutto il 6 sotto radice è eccessivo perché semplificherò col 3 solo il fattore 3 contenuto nel 6. 6 posso pensarlo come 2 per 3. Ok? È inutile portare sotto radice tutto il 6, perché il 2 non è un multiplo di 3, a me serve il 3 che c'è qua dentro. 2 per 3 per radice di 1 terzo, è questo che posso pensare di semplificare con questo, non il 2, perché il 2 non è un multiplo di 3, né le sue potenze. Allora mi conviene portare questo 3 dentro la radice, ma siccome la radice è quadrata, il 3 diventa 3 alla seconda, 9. 9 diviso 3 fa 3, quindi ho 2 radice di 3. Ma se io avessi portato dentro Il 6 avrei avuto radice di 12 e poi 4 posso portarlo fuori, ma portare dentro e poi portare fuori. quindi perché abbiamo escluso la seconda? Prego? Perché abbiamo escluso la seconda?
questo 3 se lo porto sotto i segni di radice diventa 3 alla seconda. Il 2, anche se lo portassi sotto radice, non mi serve per semplificare questo 3. Quello che posso operare di fare è semplificare il 3, che fuori è 3, dentro è 9, con il 3 al denominatore. Ma io devo fare comunque il quadrato, cioè aprire il 6. Per portarlo dentro diventa 36. 36, e quello che dice la semplificare? No, poi lo dividi per 3 diventa 12, e il 12 4 per 3, il 4 porti fuori e ti ritrovi sempre con 2 decimi di 3. È meglio portare dentro solo quello che serve. Quindi abbiamo semplificato il 3 alla seconda con il 3 certo. Al terzo. Vediamo un altro esercizio, e questo può essere utile, un altro esercizio. Se ho un'espressione di questo tipo, per esempio 4 punti meno 1 tra parentesi per radice di 5 metri. Attenzione qui, il 4 quinti e l'1 sono entrambi moltiplicati per la radice, però sono sommati tra di loro. Dico bene, prima sommare questa espressione e poi vedere se posso, se mi conviene portare qualcosa sotto radice. Ok? Davanti a radice ottengo meno 1 quinto. E qui forse l'unica cosa che posso fare è portare il 5 dentro la radice. Attenzione, questo 5 e questo 5 non posso semplificare tra di loro, che non vi venga in mente una cosa del genere. Perché questo è sotto radice, questo no. Porto l'un quinto sotto radice, quindi diventa il meno rimane fuori. L'un quinto sotto radice diventa un 25esimo, cioè un quinto alla seconda, per 5 mezzi. Questo 5 e il 25 si semplificano e vi rimane, vabbè pazienza, qui non ho tanto spazio, meno radice di, al numeratore 1, 1 per 1 fa 1, e sotto 5 per 2, 10, meno radice di un decimo. Ogni volta che io trasporto un numero da fuori dalla radice all'interno della radice devo moltiplicarlo per se stesso? No, devi moltiplicarlo, cioè devi elevarlo all'indice di radice, cioè se hai, posso dire, radice n-esima di A alla n è A. Se vuoi mettere A sotto radice, devi elevarlo allo stesso indice della tua radice. Questa puoi leggerla in questo senso oppure anche in questo. Ok? Però, quindi se... Se vuoi portare, ad esempio, 3 sotto radice cubica, diventa 8. Se ho... scusami, 2 per radice cubica di 5, ok? Se voglio portare il 2 sotto radice cubica, diventa radice cubica di 2 alla terza per 5, cioè radice cubica di 8 per 5, radice cubica di 40. Ecco, questo intendevo. A lei cambia qualcosa se noi in queste operazioni, ad esempio, se avessimo scritto 1 fratto 5 alla seconda sarebbe cambiato qualcosa? No, nell'operazione Basta che la potenza sia corretta. Andiamo a fare un altro esercizio.
questo. Parentesi 1, 2, meno 3 mezzi, chiuso la parentesi per radice quadrata di 1 meno 1 terzo. Vediamo se riusciamo a semplificare questo radicale. Sommiamo le due grandezze dentro le parentesi e le due numeri dentro la radice. Mi viene 2 per 2 è 4, meno 3 fa 1, un mezzo. 3 per 1 3, meno 1, 2, 2 terzi. Ditemi se vado troppo veloce. Il denominatore comune è 2. Sì. 2 per 2? 4. Meno 3? 1. Eccolo qua. 3 per 1, 3, meno 1, 2, eccolo qua. Prego? No, qui ho 2, qui ho 2. Se portassi l'un mezzo sotto radice, posso semplificarmi. Così come sono non posso fare nient'altro. Quindi radice di 1 quarto per 2 terzi, il 2 e il 4 si semplificano, mi rimane radice di 1 sesto. Beh, 2 terzi viene da 4. 1 meno 2 terzi, qui viene un mezzo, portando sotto radice, devo levare la seconda, diventa un quarto. O 1 fratto 2 alla seconda, come preferisci, non c'è problema. Poi il 4 e il 2 si semplificano, rimane un 2 denominatore, 2 per 3, 6. Fine. Ok? Ripeto, niente di nuovo di realtà. Prego. Dimmi se ho capito bene la tua domanda, di avere a che fare con questa espressione. 2 quinti radice di 5 mesi tutto alla quarta. Questo non ce l'avevamo fatto una. Qui devo levare alla quarta potenza questo prodotto. Posso fare due cose, posso portare prima il 2 quinti sotto radice e poi elevare la quarta la radice quadrata. Perché? Perché per come è scritto, questa parte sotto radice e questa parte no. Se invece ho la potenza di una radice, i calcoli sono un pochino più semplici. Se lo porto sotto radice diventa radice quarta di... La radice di è quadrata, quindi devo elevare la seconda potenza, 2 quinti alla seconda per 5 mezzi, pardon, ho sbagliato, qui non è radice quarta ma radice quadrata. Ok. Adesso posso semplificare che cosa? Beh, 2 alla seconda è 2. 5 alla seconda è 5 e mi rimane radice quadrata di 2 quindi tutto alla quarta. Ok?
ma la radice quadrata è la potenza un mezzo, giusto? Quindi qui è come avere due quinti alla un mezzo alla quarta. Fatemi scrivere, lo riscrivo. Questo è 2 quinti alla la frazione a potenza come numeratore 4, denominatore 2, perché la radice quadrata. Questi 2 e questo 4 si semplificano, rimane 2 quinti alla seconda, cioè 4 25esimi. Ok? Supponiamo di semplificare radice quadrata di x meno 1 alla quarta. Questo radicale è semplificabile perché? Perché la potenza, l'esponente 4, è multiplo dell'indice di radice. Quindi possiamo togliere la radice. Quindi questo 4 diventa 2 e la radice va via del tutto. E ci rimane x meno 1 alla seconda. Qui non c'è problema di segno perché x meno 1 alla quarta è sempre positivo, la potenza è pari, x meno 1 alla seconda è positivo perché la potenza è comunque pari, va via tutto l'esponente. Quindi non c'è problema di valore assoluto. Ok? Per esempio... Ma quindi è risolto così? Certo, non posso fare altre semplificazioni e la radice non c'è. Se vuoi sviluppare il quadrato lo puoi fare, non cambia niente. Prego? È un prodotto notevole, posso tenermelo così se mi serve oppure posso svilupparlo se mi serve. Normalmente più sono fattorizzati e meglio è. Ok, forse riusciamo a farne ancora uno. Abbiamo 6 minuti. Per esempio, altro esercizio, radice cubica di 4a meno 5 alla terza. Qui ho l'esponente che è identico all'indice di radice, semplifico direttamente i 2 e mi rimane 4a meno 5. Qui non ho problemi di segno perché la radice è l'indice di sbaglio. Chiaro? Prego? Non c'è la radice perché l'esponente semplifica l'indice di radice, come dire 4 meno 5 alla 3 terzi che fa 1 e 1 di solito non si mette. Ok? Un'altra domanda. Prego. Tornando prima, mi sono passato un passaggio. Prego. Quando esce tra parentesi tonde 2 quinti alla... ecco, perché? Qui la radice A è radicando. Supponi che abbia esponente m e la radice sia di indice n, questo puoi sempre pensarlo come il radicando e la potenza è la frazione che ha come esponente l'esponente di a e come denominatore l'indice di radice. Ok, perfetto, grazie. Quindi qui abbiamo il 4 che è qui, quindi va al numeratore. E qua non c'è niente, quindi c'è 2, quindi va al denominatore. 4 mezzi fa 2 e rimane il quadrato. Ok?
Abbiamo tempo di fare un altro esercizio? No. No, allora torniamo qua.